Stasera siamo venuti con Bandan sotto Spezzano Albanese perché c'è un ristorantino di un mio amico che si mangia bene. Poi tra l'altro guardate dove vedete i camionisti che si fermano, questa è una trattoria proprio per i camionisti, cioè nel senso che sono di passaggio, guardate dall'altra parte, si fermano tipo Chef Rubio e mangiano, si mangia bene, si spende poco. Non è che bisogna sempre per forza mangiare in van, a volte si fa anche il dovere, no? Il dovere è andare a trovare un amico e andare ad aiutare la sua attività commerciale. Ciao, ciao, auguri, buon viaggio. Pasqui, buonasera. Che si mangia stasera? Te dico noi, ragazzi. Noi mangiamo fuori, eh? Ma ora ci mettiamo qua fuori noi, sotto la palma, eh? Certo, lo so. Bandan è parcheggiato là. No, bella raga, non ho fatto il video poi della cenetta perché siamo stati a discutere del più e del meno alcune cose, quindi non ho fatto le riprese, però si sentono le buche, ma perché qui siamo nel paese delle buche, come stare su Marte, pieno di crateri, pure sulla Luna, e comunque lui è un amicone, quindi noi abbiamo un prezzo di favore, non facciamo molto testo. Ve la faccio breve. Lei si è presa due bruschette con il pomodoro, due fette di bruschette con il pomodoro. A me ha portato tre fette di pane con sugo all'arrabbiata, però non era molto piccante. Però sugo casareccio fatto in casa. Poi ha portato una bottiglia grande di Coca-Cola, due arrosti misti di carne, una a me e una a lei, e a me un piattino di patatine, a lei un'insalata verde. Due caffè, totale 15 euro. Sì, vabbè, è un trattamento di favore, ma non crediate che si discosti molto. È una trattoria molto economica dove si mangia bene e si spende poco perché ha conduzione familiare. Quindi, magari invece che 15 euro, magari avreste pagato 20, 21, 22. Però voglio dire, siete là, non è che sia chissà che cosa, eh. Alla fine anche 10 euro a testa ci stava tutto, e più di tutto. Non so, se voi doveste mai capitare da queste parti, a Spezzano Albanese, ricordatevi che c'è una trattoria chiamata Il Gallo Rosso, oppure fate un fischio e ci porto io, andiamo insieme. È fatta una certa, io e il mio van, e c'è pure lei, vado a lavorare, come dico, vado al lavoro, poi io vado a lavorare, lei resta in van a dormire, domani mattina quando ho finito torniamo a casa e mo vado a fare un bel caffettino da qualche parte, qualche posticino carino, vabbè, di notte poi vediamo come mi fermo. Raga, che presa male, vi avevo portato a fare un picnic al lago del Farneto, e nel comune di Altomonte c'è un laghetto dove vengono a pescare, fanno anche le gare, e c'è un'area picnic molto carina, guardate qua, è chiuso purtroppo, come vedete è sta serrato, purtroppo è sta serrato. Si entra a piedi, perché io a piedi qui vedete posso entrare, e dopo vi porterò a fare un giro perché farò un piccolo volo col drone e vi farò vedere la zona. Comunque sia, ormai sono arrivato qui, i chilometri me li sono fatti, non è che torno indietro così senza aver fatto un voletto col drone. C'è un silenzio spettacolare, ma sapete che vi dico? Che nonostante chiuso, io mi sono parcheggiato là sotto gli alberi e mo faccio un bel piatto di pasta
all'arrabbiata, così, proprio perché è chiuso e mi sono arrabbiato, però guardate che posti. Purtroppo il comune lo lascia chiuso ancora per il problema del Covid. Lasciare chiuso un lago dove non c'è nulla, cioè c'è solo il lago. Ok, oggi mangiamo qui, ci sediamo fuori perché non ho portato le sedie. E vabbè, noi ci accontentiamo, mangiamo qua. Guardate un po' come ci sediamo. Ah, ma chi sta meglio di noi? Ma il mio giardino vi piace? Vi sta piacendo il mio giardino? Ma come la fuma? Ma che fuma? Non fuma più, si è già affreddata, però mamma la mangio lo stesso. In realtà la catena sarebbe pure aperta. Il cancello è pure aperto, però col fatto che era chiuso, io mo non vorrei che... comunque, l'etica ci dice di non entrare e di lasciare il cancello così per come l'abbiamo trovato. Andremo a piedi dopo, non ci sono problemi. Va bene, abbiamo mangiato, abbiamo scherzato, abbiamo giocato. Adesso mia moglie mi fa un caffettino e io... Io ho trovato un buco per farmi un buco, ammazza il buco del culo, che ero prenotato per il 10 luglio, però ho detto, visto che c'è mia moglie che si deve fare oggi il vaccino, ho detto, ma non è che c'è una dose di Pfizer proprio a me? E mi hanno fatta, e quindi ho trovato un buco per farmi un buco. Beh raga, siamo tornati a casa, e siccome fa un caldo bestia, ci vuole un pezzettino di... cocomero, a Roma si chiama cocomero, poi la chiamata anguria, melone, melone d'acqua, io lo chiamo cocomero. In America lo chiamano watermelon, melone d'acqua. Ma per noi resta cocomero. Mo, vi saluto, vi sollazzo, questa è la mano e arrivederci. Ah, dimenticavo. Per ora il vaccino tutto a posto, il braccio non fa male, adesso non fa male, per ora tutto regolare, sono passate 3 ore, no, vediamo stasera, domani, forse domani un pochettino di più lo sentirò, non lo so, mo stasera
ancora molta adrenalina in circolo, quando carerà l'adrenalina poi sarò lì. Something special made me think about you.